palazzo, e quindi insieme ad altri abbiamo fatto una proposta, un appello alla buona politica della città, dove hanno risposto in tanti, in alcuni, qualcuno è andato via, qualcuno si è aggiunto nel tempo. Allora parliamo di chi è andato via. Sebastiano Arcidiacono, che per esempio è persona per bene, è un bravo consigliere comunale, era della prima ora, nel senso che era tra quelli che con me e altri immaginava questo progetto che sto realizzando e che adesso è candidato al consiglio comunale con Raffaele Urbano. Come si arriva a questo risultato? Si arriva a questo risultato per il fatto che Sebastiano Arcidiacono organizza a Palazzo degli Elefanti una conferenza stampa dove presenta insieme a Maurizio Caserta alcuni punti per la città. A questa conferenza stampa invita tutta la segreteria del candidato sindaco Salvo Pugliese, tutti i consiglieri comunali di centrodestra, e chiude questa conferenza stampa dicendo: auspico una alleanza pugliese a Bravo. Questo non è mai stato concordato, non è mai stato discusso, non è mai stato presente, ripeto, non c'entra Pugliese, perché non c'entra, non voglio dire una cosa di un'altra. E se considerate che di questa iniziativa ne avevamo parlato la mattina prima a colazione, mi è suonato come un fulmine a ciel sereno. Io non ho mai né auspicato né cercato un dialogo con Pugliese, pertanto ho preso immediatamente le distanze da quella posizione che è rimasta un auspicio di Sebastiano Arcidiacono e che, visto che l'auspicio era così forte, è anche giusto che prosegua, rimanendo persona degna, per carità, la sua esperienza in un altro territorio. Diverso il discorso di Maurizio Caserta, anche lui imbarazzato da questa posizione, ma questo lo spiegherà lui quando ci sarà un'altra posizione, persona a me molto amica che continua assolutamente ad aiutarmi, non è presente ma gliene sono grato perché per me è una risorsa della città e sono contento del suo apporto, mi aiuta in tanti modi. E è auspicabile un dialogo con Iannitti? Sì, assolutamente sì, c'è sempre stato un dialogo anche al di fuori di questa esperienza e penso al tema dell'accoglienza, ci ho visto più volte vicini, ma anche un dialogo simpatico, che poi il dialogo si immediatamente vada a tramutarsi in una comunanza nell'immaginare la costruzione di una lista non è detto, anche perché effettivamente Matteo dialoga anche con altre persone, ha una sua sensibilità, quindi non so cosa farà Matteo, ma lui sa bene, anche perché ci siamo visti, ci siamo sentiti e continuiamo a farlo, che non manca da parte mia una forma di dialogo. In questa chiarezza e con questa serenità effettivamente la città prende le sue posizioni come giusto che sia, anche perché io credo che questa proposta di Catania debba necessariamente abbracciare tutto e quello che non c'è qua dentro non va bene. È una proposta, è un contenitore, io spero che appunto sia effettivamente il contenitore corretto per le tante sensibilità della città, ma per carità è viva la presenza di altri ambiti, di altri contenitori. E quindi 5 stelle, ripeto, per rispondere rapidamente a questa domanda, io ho fatto una proposta alla buona politica e sin dal primo giorno qualcuno mi ha fatto questa domanda, non ci sono programmi, non ci sono dialoghi sul tavolo, quindi non manca da parte mia disponibilità all'ascolto, mi sembra che una campagna elettorale che senta anche a decollare i 5 stelle hanno scusami, non ti voglio sembrare antipatico, però vorrei rispondere in modo da parlare a tutti quelli che hanno avuto la gentilezza di rivolgermi una domanda. E quindi non c'è stato, però ripeto, nessuna preclusione intorno a dei contenuti.